Ciao a tutti e ben ritrovati. Questo è il primo contatto con la Vampire 1200 e sto per caricare un core attraverso la USB Blaster, così magari vediamo anche un pochino come si fa. Questa è la scheda. Ok, c'è il Cyclone che è questo qui, è un Cyclone 3 ma con più elementi logici rispetto a quello presente sulle Vampire 500 e 600. Questo consentirà di avere degli ulteriori sviluppi di questa scheda. Poi c'è la RAM, è molto più essenziale della Vampire V4, come vedete c'è la scheda SD, l'uscita HDMI, questa è la porticina su cui va attaccato l'USB Blaster, mi raccomando questo attaccatelo sempre ad Amiga spento, poi quando caricate il core deve essere acceso. Poi ci sono queste due porte di espansione ad alta velocità, queste sono le stesse presenti sul 500 o sulla Vampire V4, qui ci si potranno mettere moduli Arduino per l'Ethernet oppure Wi-Fi, schede Wi-Fi, eccetera. E qua in fondo ci sono dei piedini, probabilmente per i LED o per il runtime clock. E infine c'è la fastidio che è qui sulla scheda. Ok, adesso accendo l'Amiga, così vi faccio vedere come si accende la Vampire con i suoi LED. Ok. Perché il core va caricato comunque ad Amiga acceso. Dopodiché, se trovo il telecomando, ok. Vado su PC. Serve questo programma che si chiama Quartus 2. Va caricato il core. E dopodiché si mettono questi flag. Configure e program e verify, e quando siamo pronti facciamo lo start. E la programmazione inizia. Ok, una volta terminata la procedura vi faccio vedere come gira questa scheda. Ok, rieccoci per una prova su strada di questa nuova fantastica scheda. Ho caricato un core X12 appena pubblicato, si tratta ancora di un core beta, non è ancora uscito un core stabile ufficiale, però vedo che non ha grossi problemi, la stabilità è buona, e anche la compatibilità comincia a essere buona. Quindi niente, facciamo giusto una prova su strada per vedere un po' di cosine, tipo Riva lo conosciamo già. Gira molto bene su tutte le Vampire, usa MMX e ovviamente anche su Vampire 1200 funziona alla perfezione. Ricordo che la V1200, così come la V600 e la V500, utilizzano il chipset all'interno del proprio Amiga, quindi in questo caso utilizza l'AGA, però Paola è sempre Paola dell'85 praticamente. Quindi l'audio esce dagli spinotti audio classici, il video esce dall'RGB, però l'RTC esce invece dall'HDMI, quindi quando passerò, adesso io sto vedendo in RTC. Quando passerò sull'RGB dovrò switchare sul mio Telefunken per vedere il video. Ok. E, altra cosina, facciamo un'altra prova RTG. Tutti provano Doom, proviamo Hexen, che mi è sempre piaciuto anche un po' di più di Doom perché ha un contesto medieval fantasy. Ok, dovrebbe essere già più di così, non può girare Hexen, quindi vabbè, adesso vediamo giusto la demo. È un gioco su gira fluido, come ci si aspettava. Giusto per vedere senza le scritte,
come dai tutti i giochi in prima persona di prima e seconda generazione, quindi vabbè, Doom, Quake e anche Quake 2 girano bene. Vediamo, are you sure? Yes. E passiamo a qualcosa che utilizza l'AGA, possiamo fare un test di Sysinfo. Sysinfo utilizza l'RGB, quindi io devo switchare sull'RGB per vedere il suo output, come facevo poi sul 600. Facciamo un test di questo Core X12 beta, che è già buono, mi segna 153 MIPS, direi che non c'è male per essere, diciamo, ancora diciamo in fase di test. Vedete che Sysinfo nell'ultima versione detecta la Vampire. Ok, ritorniamo in HDMI, vediamo un gioco AGA, uno dei più importanti probabilmente, Banshee. Ok, anche qui switcherò sull'RGB. Ok, l'AGA non ha problemi, anche perché è il chip originale, sta usando l'AGA all'interno dell'Amiga, quindi ok, facciamo English, non so se riusciamo a vedere qualcosa. Sono praticamente azzerati. Queste sono le magie di WASD Load, a cui gli amighisti ormai sono avvezzi. Questo è un gran bel titolo, in effetti. Anche questo è una specie di clone di 1942-1943. Ok, ci fermiamo qui. Vediamo un'ultima cosa. Vi faccio vedere una demo del Revision, una delle ultime demo pubblicate. Anche questa è una demo AGA, si chiama Brutalism. Molto bella, secondo me. È anche in alta risoluzione. Qui vediamo che l'intro addirittura è in RPG. Ok. Passiamo sulla SCART. Io ho impostato l'RGB in 4 terzi, perché mi sembra un po' più coerente con l'uscita video originale di Amiga. Quindi quando esco in AGA ho le bande verticali. Volendo si può strezzare ovviamente, dopo questa è una feature del televisore. Questo è l'AGA. Grande demo, secondo me è arrivata terza, quarta, vabbè, il Revision quest'anno, l'anno scorso l'hanno vinto i Black Lotus, con una magia
un Amiga 500 e vabbè, quelli hanno sbaragliato il Revision, però l'anno scorso il Revision è stato veramente un grande anno per la demoscena Amiga. Tra l'altro credo che la demo dei Black Lotus sia stata giudicata la migliore in assoluto, quindi anche comprese le demo PC, dei PC di ultimissima generazione. Questo vuol dire che comunque il pubblico del Revision ha un occhio molto attento a quello che è veramente una magia del coding. Bene, via, dai, per questo video è tutto. La Vampire Mi 2 è portentosa, pensatela come vi pare, ma questa è il top del top. Purtroppo se la ordinate ora, probabilmente prima della fine dell'anno non riuscirete ad averla. E vabbè, dai, c'è una richiesta pazzesca per questa scheda, quindi vabbè, dai, però provare non guasta. Va bene, via, ciao e alla prossima.